Questa è una domanda che ci sentiamo spesso rivolgere durante l'assistenza alla gravidanza ed è un problema invece importante. Si avvicina l'inverno, l'inverno vuol dire influenza. Oggi in Europa circolano più ceppi di virus influenzali, tra i quali anche l'H1N1 che può dare complicanze importanti in gravidanza e quindi la vaccinazione è raccomandata. Perché è raccomandata? È raccomandata perché non avere l'influenza evita di sovrapporre sintomi che possono essere influenza rispetto a sintomi che possono essere invece da infezione da Covid, no? E quindi creare panico, confusione, eccetera. L'altro aspetto è che l'influenza può essere più grave come effetto sulla donna gravida che non l'infezione da Covid. Perché? Perché l'influenza si può complicare una gravidanza anche in una donna assolutamente normale, senza altre patologie. Sappiamo invece che l'infezione da Covid di regola può diventare grave in gestanti che hanno delle malattie associate o delle condizioni associate come l'obesità, l'ipertensione, il diabete, cioè situazioni che fanno sì che questo virus sia più aggressivo. Parlo del Covid. Quindi vaccinarsi per l'influenza è importante, dovete farlo proprio per queste due ragioni.